Dunque, buonasera. Salve, poi tutto bene? Grazie per l'applauso spontaneo, poi ti parlo solo. Dunque, piacere a tutti, io mi chiamo Neuro. Vabbè, mi avete conosciuto oggi, penso alcuni magari non tanto bene. Cioè, nel senso, sono stato leggermente cattivello, però sono sempre io. Ora, voi dite, no, Neuro, questo nome, da dove viene? Questo nome viene da Pietro. Voi lo conoscete Pietro, no? Mamma mia, sì. Deficiente? Oh. Scusa, non lo so, non devo rubare il copyright. Grazie. Comunque, lui mi ha dato questo soprannome, ma questo soprannome, no, viene da un marocchino. Questo marocchino, no, nel villaggio dove abbiamo lavorato lui, io e lui insieme un inverno fa, mi chiamava sempre un euro, dove sto? Un euro, ci è tanto piaciuto che l'ha cambiato in Neuro. Ora, nel Leccese, a Reggio Calabria, no, Reggio Calabria, vero? Senti, ma perché perdi sempre tempo? Stai una lavora? Eh sì, lo so, stavo dicendo una cosa. Ma che Neuro sei? E fammi la fine, sono un euro, no? Insomma, a Reggio Calabria, no, e a Lecce si usa la parola neuro, un euro. Ora, questa parola, no, la si intende, no, per simpatia, per goliardia. Alcune volte mi ci diverto pure io, perché mi prendo pure io me stesso in giro. Però, questa frase, Neuro, non viene usata per cattiveria e né per sfregio o per qualsiasi altra cattiveria, e intendo, come si dice quella parola? Razzismo. Ecco, razzismo, lo spero almeno. Il razzismo, concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane biologicamente e storicamente superiori ad altre razze. Mi chiamo Edoardo, sono nato il 18 ottobre del 1993 a Salvador di Bahia, in Brasile. Un grado da paura. Spiagge infinite e bianchissime, un mare poi cristallino, e di gente sorridente che cammina per la città, che si tuffa in acqua, che mangia, che beve, turisti, tanti e divertenti. Negro, negro, negro. A volte proprio no. Ho camminato per tanto tempo nelle piccole vie di città. Ho giocato tante volte con i miei amici neri e bianchi. Ci siamo sempre chiamati fratelli. Ci siamo divisi tutti. Ci siamo ritrovati in quel posto brutto, freddo, senza sentimenti, senza dignità, senza un briciolo di umanità. L'orfanotrofio. Papà e mamma non potevano regalarmi una vita. E hanno cercato di farmela avere tramite altre persone. O almeno, penso sia così. Le notti passano a suon di botte. Talis, il mio caro amico da sempre, ha cercato di evadere da questa prigione, ma è finito per piangere tutta la notte a suon di schiaffi. Questa è la punizione per chi tenta di scappare da qui. Adesso ho 8 anni, il caldo sole del Brasile è ormai freddo. Questa è la scuola.
una chiamata, una foto improvvisa. Ti guardi in giro, wow, che posto è grandissimo, ci sono tante carte, tante sfilatrici, tante penne, dove mi trovo? È il giorno del mio compleanno e mi trovo al tribunale per minore. Dudu, vai a vedere la torta che ti abbiamo preparato. La mia assistente sociale mi aveva preparato la torta per il mio compleanno. Nella stanza mi ritrovo due signori bianchi ad aspettare. Il regalo aspettato da tanto tempo e adesso di fronte a me. Vado da lei, quella signora in fondo alla stanza. È venuta dall'Italia perché ha cercato me, nessun altro. Finalmente posso guidarlo. Ciao mamma! Andammo a Brescia prima e poi a Palermo per il lavoro di papà. Mi sentivo finalmente libero, mi sentivo finalmente vivo. Sono tutti uguali e anche io sono uguale agli altri.